Dopo 20 anni, al muretto della Ferrari non c'è più Stefano Domenicali. Arrivato a Maranello subito dopo la laurea, ha percorso tutti i gradini della scala gerarchica della gestione sportiva sino a diventarne il capo. Una settimana fa si è dimesso, giocando in anticipo su una decisione emotiva che era nell'aria. Si è assunto le responsabilità di questo avvio di stagione poco felice e si è preso anche le colpe di chi ha realizzato con poco successo telaio, aerodinamica e motori di una vettura scarsamente competitiva. Pedina fondamentale nella squadra vincitutto dell'era Todd, giunto al vertice della scuderia, Domenicali ha dovuto affrontare un difficile periodo di cambiamento con una Ferrari rimasta indietro in parecchi settori. Si devono a lui il centro di simulazione, la ristrutturazione della galleria del vento, la costruzione della nuova sede del Cavallino che sarà pronta fra pochi mesi. Strutture fondamentali che nel tempo produrranno sicuramente risultati importanti. Il tutto senza appesantire i conti, con bilanci in ordine, anzi con la stipula di contratti pluriennali con sponsor che arrivano, oltre che dall'Europa, anche da Cina, Russia e America e che garantiscono un futuro sereno. Inoltre Domenicali ha ingaggiato le migliori competenze disponibili sul mercato, a cominciare da Alonso, che nel progetto avrebbe avuto accanto Kubica per formare un dream team impedito solo da un destino cinico. Già, quel destino per nulla amico che ha fatto sfumare all'ultima gara il titolo mondiale per ben 3 volte in 6 anni e che ha negato a Domenicali le soddisfazioni che avrebbe meritato. Insomma, l'ex capo lascia molto di suo al Cavallino, un patrimonio di lavoro e di impegno che ora raccoglie il suo successore, Marco Mattiacci, manager romano formatosi all'estero nell'area commerciale della Ferrari, chiamato a rilanciare la scuderia. Lui sa che dirigere il reparto corse della casa di Maranello è una missione, per nulla facile, fra tensioni e pressioni, fra progetti e regolamenti, fra polemiche e sorpassi, con un solo obiettivo, vincere, perché questa è la Ferrari, che resta con il suo carico di storia e di passione. Tutto il resto passa.